In Italia il 35% della popolazione adulta è sovrappeso ed è soprattutto al sud che si registra il maggior numero di persone obese. I dati dell'Osservatorio Nazionale della Salute fotografano un fenomeno allarmante che vede tra l'altro la Campania tra le regioni dove si pratica meno sport. Un convegno tenuto oggi in sala giunta sul tema prevenzione in città è stata l'occasione per discutere con medici e specialisti su salute, stili di vita e sull'importanza del movimento nella vita quotidiana. E per diffondere la consapevolezza che muoversi fa bene al corpo e alla mente ed è importante per la prevenzione di molte patologie, sabato 5 maggio nel centro storico della città si terrà la prima edizione della Walking for Life Cammina Napoli, una camminata non competitiva di 5 chilometri. La passeggiata rappresenta non soltanto un modo per fare attività fisica, ma anche per ammirare la bellezza, per condividere, fa gruppo, sollecita quindi una serie di aspetti fondamentali per la salute delle persone. Per salute non intendo soltanto gli aspetti sanitari, quanto proprio quelli del benessere. E lo sport rappresenta proprio uno dei fattori fondamentali che contribuisce al benessere delle persone. E quando non si parla di sport, sicuramente si parla di attività fisiche, quindi in senso anche più ampio. Questo è uno dei tanti appuntamenti di sport, di salute, di benessere, insomma, che abbiamo promosso in città. Per cui poi questa della passeggiata è sicuramente un qualche cosa di importante. Sport, prevenzione, salute credo che siano probabilmente quello che noi ci aspettiamo e quello che noi possiamo dare alla gente in termini di prevenzione e di salute. Lo sport e la prevenzione sono un binomio perfetto per aiutare la gente a vivere meglio. Nei giorni 5 e 6 maggio, partecipando alla manifestazione, si potrà accedere al villaggio di prevenzione allestito sul lungomare Caracciolo e alla Rotonda Diaz, dove saranno erogati gratuitamente servizi di prevenzione primaria grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, medici e specialisti.